Se hai una mutazione, sei nei guai. È come la distrofia muscolare. Una mutazione non permette ai liquidi biologici di essere così fluidi come dovrebbero essere, e questo provoca grandi guai. Una singola variazione in 3 miliardi. Io direi che saltiamo questo pezzo, altrimenti non ce la facciamo. E andiamo invece a capire come queste conoscenze ci possono essere utili per comprendere i meccanismi di funzionamento di una particolare classe di cellule, le cellule staminali. Vi prego ancora di avere pochi minuti di attenzione, 10 minuti, non di più, e poi magari ci possiamo divertire a fare domande per chi è interessato. Allora, dicevamo, ogni organismo è composto da cellule, evidentemente, organismo vivente, che sia un vegetale, che sia animale o che sia altro. Gli umani hanno miliardi di cellule, altri organismi sono unicellulari. E come dicevamo prima, tanti sono i tipi di cellule che originano dal nostro, che compongono il nostro organismo. Dicevamo che ce ne sono almeno 200 tipi, e tutti questi 200 tipi originano da una singola cellula. Da una singola cellula si originano tutte le cellule che compongono i nostri tessuti, ma siamo tutti partiti da lì e tutti abbiamo il DNA che era presente in quella cellula. Ed entriamo un attimo nella definizione delle cellule staminali. Ieri mattina parlavamo con questa persona, dicevamo prima, questo ingegnere, che si chiedeva come posso utilizzare le cellule staminali mesenchimali per rigenerare le cartilagini articolari. E ne parlavamo, perché sarebbe interessante poter utilizzare delle cellule, magari da un prelievo bioptico, metterle in coltura, farle crescere, farle differenziare in condrociti, cioè le cellule che sono presenti sulle nostre cartilagine, e reiniettare queste cellule nella cartilagine, magari degenerata. Questo, detta così, sembra facile. In realtà bisogna un attimo analizzare bene quali sono le caratteristiche e quindi qual è la definizione di cellula staminale. Cos'è che differenzia una cellula staminale da tutte le altre cellule? Beh, anzitutto dal nome, staminale vuol dire che è la cellula originaria, se volete. La cellula staminale in realtà sa fare poco, o meglio, non sa fare nulla. È una cellula che è indifferenziata, che è funzionalmente incompetente, non sa fare alcuna funzione, non sa fare nulla. Non è un neurone, non è una fibrocellula muscolare, non è una cellula sensoriale della nostra retina, non sa fare nulla. L'unica cosa che ha nel suo programma è il fatto di potersi senza limiti replicare. Si divide in continuazione. Da una cellula madre derivano 2 cellule figlie. Prima definizione: questa cellula non sa far niente. Seconda definizione: questa cellula si divide automaticamente. Terza definizione: la cellula figlia può decidere del suo futuro. Può decidere se diventare una cellula identica alla propria madre, oppure se diventare una cellula che fa altro, che fa qualcosa nella vita. Queste sono le definizioni della cellula staminale ed sono molto importanti. Le cellule staminali messe in coltura si comportano come linee cellulari. Cosa sono le linee cellulari? Delle cellule che messe in coltura si dividono senza paura, anzi non fanno altro che dividersi. E quindi in coltura significa mettere le cellule su delle piastre particolari, con dei brodi di coltura, con dei terreni di coltura particolari, a una temperatura simile alla nostra. Queste cellule si dividono in continuazione e le cellule staminali fanno lo stesso. La differenza è che le cellule staminali, nelle cellule staminali, una volta messe in coltura, essendo delle cellule, lo vedremo tra poco, funzionalmente incompetenti, possiamo istruirle a fare qualche cosa. Possiamo istruirla a diventare qualche cosa, e lo possiamo fare attraverso l'utilizzo di farmaci, molecole, stimoli, fattori di crescita, quello che volete. E possiamo per esempio tentare di farle diventare delle cellule neuronali o le cellule mesenchimali o quello che volete.
E questo mi sembra abbastanza interessante, questo ha spinto gran parte della ricerca biomedica in questo settore. Però ci sono alcune considerazioni importanti da fare. Prego ad avere ancora un attimo di attenzione per queste considerazioni. Le cellule staminali hanno a che fare con lo sviluppo di un organismo, hanno molto a che fare con lo sviluppo di un organismo. E la prima cellula che ci ha dato origine è la cellula uovo fertilizzata, si chiama zigote, cioè una cellula uovo fertilizzata dal DNA dello spermatozoo. Questa prima cellula è andata incontro a divisione e ha, come dire, generato durante il nostro sviluppo tutte le cellule che compongono il nostro organismo. Questo processo si chiama, diciamo così, semplificando, differenziamento cellulare, cioè man mano che da una cellula madre si scende verso una cellula differenziata, queste cellule acquisiscono delle competenze, capiscono cosa fare da grandi. Questo dipende, dicevamo prima, proprio da un corretto funzionamento del genoma, da un attento e preciso accensione e spegnimento di set di geni specifici. Questo processo è in larghissima parte sconosciuto, ve lo anticipo. Come possiamo classificare queste cellule staminali? Possiamo classificarle in due modi. Possiamo classificarle se hanno, come dire, se sono nate durante la vita embrionale o se appartengono a un individuo adulto. Queste cellule possono essere anche classificate in base a delle considerazioni importanti, che sono queste. Alcune cellule possono essere chiamate totipotenti, altre pluripotenti, altre ancora multipotenti ed infine alcune unipotenti. Questa terminologia è molto importante e come vedete in questa diapositiva questa terminologia è stata messa non a caso partendo durante la vita embrionale da una cellula totipotente ed arrivando ad un tessuto adulto quando le cellule sono staminali unipotenti. Che cosa sono le cellule totipotenti? Lo dice la parola ovviamente, è una cellula staminale che è in grado di fare tutto, è in grado di dare origine all'intero organismo. Ovviamente lo zigote, l'uovo fertilizzato, è una cellula staminale per eccellenza. Lei fa tutto, ci dà. Mia prima cellula staminale è stata lo zigote e ha fatto di me tutto quanto. E quindi è stata in grado di generare durante il primo sviluppo embrionale non solo l'embrione, ma anche i tessuti extraembrionali, per esempio la placenta. Durante lo sviluppo embrionale, poi, nelle prime settimane di vita, l'embrione è ancora semplicemente, chiamiamolo volgarmente, un cumulo di cellule. Ebbene, questo cumulo di cellule sono tutte simili tra di loro, ma sono delle cellule staminali. Queste sono quelle che vengono chiamate generalmente cellule staminali embrionali. Queste cellule staminali sono pluripotenti, non sono totipotenti. Se prendiamo queste cellule, le mettiamo in coltura, le reimpiantiamo e facciamo quello che vogliamo, queste cellule non sono in grado, le rimettiamo in un utero, un recipiente, queste cellule non sono in grado di dare origine all'intero organismo, non ce la fanno. Se queste cellule però le mettiamo in coltura, queste cellule danno origine a qualsiasi tipo di cellula del nostro organismo. Se tu le metti in coltura danno origine a osteoblasti, a osteoclasti, a neuroni, a fibrocellule muscolari, a quello che volete. Si chiamano per questo pluripotenti. Esistono poi, e queste due classi di cellule staminali sono quelle embrionali, esistono poi un'altra, due classi di cellule che si chiamano multipotenti e unipotenti. Multipotenti sono tipicamente le cellule staminali che ogni santo giorno rigenerano i nostri tessuti. 5 minuti, siamo nei guai. Allora, rigenerano i nostri tessuti. Il nostro midollo osseo genera ogni giorno cellule del sangue. La nostra cute viene rigenerata ogni giorno, il nostro cervello viene rigenerato ogni giorno. E qualsiasi cosa del nostro organismo viene rigenerata ogni giorno. Questo ha due implicazioni importanti. La prima, e questo può essere interessante da sapere, noi siamo fatti da cellule, tessuti, organi e apparati che sono molto più giovani di noi. Non c'è niente di nostro, di me, in questo momento, che ha la mia stessa età.
solo come organismo intero posso dire sono nato l'11 giugno, ma nessuna cellula che ho addosso ha quell'età lì, sono tutte più giovani, non ce n'è una. Questo per i maschietti. Per le femminucce, secondo implicazione, invece, le cellule uovo sono le uniche cellule che hanno la stessa età dell'individuo. Questo per dirvi quanto in realtà siamo plastici, quanto in realtà noi siamo in grado di rigenerare noi stessi, e questo ovviamente ci dà dei vantaggi che devono essere utilizzati. Dicevamo multipotenti, le cellule del sangue non sono una singola cellula, le cellule del sangue, nel sangue c'è un po' di tutto, cellule rosse, cellule bianche, linfociti, leucociti, linfociti di un'altra origine, ma comunque leucociti, eritrociti. Ebbene, però arrivano tutte da una singola cellula che è multipotente, quella cellula può dare origine a diversi tipi di cellule, che appartengono però a quello stesso organo, non ad altri organi. Le cellule staminali invece unipotenti sono quelle che danno origine a una singola tipo di cellula, sono per esempio le cellule staminali della nostra epidermide, della nostra cute, danno origine solo a cheratinociti, ma sono anche molto in gamba e lo fanno molto velocemente. Purtroppo ho poco tempo a disposizione come al solito, ma vi volevo dare ancora alcune informazioni. Questi sono i primi stadi dell'embriogenesi, questo è l'uovo fertilizzato, l'uovo, la cellula uovo inizia a dividersi, inizia a formare l'embrione e quindi ci sono delle divisioni cellulari. Ebbene, fino allo stadio di 8 cellule, ciascuna di queste cellule è una cellula staminale totipotente. Ciascuna di queste cellule può dare origine ad interi organismi. Questo è il meccanismo della generazione in realtà dei gemelli monozigoti, cioè una cellula durante lo sviluppo di un embrione, nei primissimi stadi, una di queste cellule si stacca e dà origine a un organismo identico. Funziona così. Sono cellule staminali totipotenti. Due concetti, uno riguarda la clonazione, voglio solo spiegare cos'è perché è interessante e è importante che voi lo sappiate. Questa è la cellula staminale totipotente, o meglio, questa è una cellula che può diventare una cellula staminale totipotente, è un uovo, è la tua cellula uovo. Alla cellula uovo si può togliere il nucleo, la si può enucleare. Quel che rimane è il citoplasma e ovviamente tutti gli organelli che ci sono nel citoplasma e la membrana plasmatica. Ebbene, queste sono le cellule chiamate somatiche, quelle cellule che compongono il nostro tessuto. A queste cellule è possibile togliere il nucleo ed è possibile con una tecnica mettere il nucleo in una cellula uovo enucleata. Ebbene, questa cellula che cos'ha? Ha il DNA di una cellula adulta e ha tutto il resto di una cellula uovo. Questo DNA qua impazzisce letteralmente, impazzisce, ringiovanisce di decenni e nonostante sia malconcio riceve una serie di segnali molecolari tali per cui questa cellula è una cellula, diventa una cellula staminale potente e dà origine a un intero organismo. Con questa tecnica sono stati quindi clonati una serie di organismi, tra cui l'uomo, nel 2001 e poi nel 2004, sono stati clonate le prime cellule staminali totipotenti umane. Il problema è però, questo è importante saperlo, due considerazioni, la prima è questa e poi la seconda a breve. La prima è che tecnicamente questa procedura non è efficiente. Si è visto che prendendo da 16 individui donne 242 cellule uova, si recuperavano 230, questa è la frequenza, 238 cellule uova nucleate, a questa attraverso il processo di trasferimento nucleare veniva generata una prima cellula staminale, questa dava origine a un embrione in 30 casi su 242 e solo uno su questi 30 casi dava origine a delle vere e proprie cellule staminali. Quindi tecnicamente, prima considerazione, molto inefficiente. Per clonare un organismo bisogna sudare sangue e non è così facile. Bisogna farlo, però è un evento molto difficile da ricreare in vitro. Prima considerazione. La seconda, quando hanno provato a farlo sui maschietti, questo non ha mai funzionato. Sono clonate
femminucce di ogni sorta, ma mai maschietti. Mi dicono di chiudere. L'altra considerazione è che se noi cloniamo un individuo, utilizziamo un DNA vecchio, un DNA che appartiene alla cellula donatrice. Questo DNA è andato incontro a 20, 30, 40 anni di mutazioni, rimaneggiamenti, accorciamenti, variazioni. È un DNA scassatissimo. È un DNA, una delle motivazioni per cui noi invecchiamo è proprio perché il nostro DNA non ce la fa più a riparare se stesso. E quindi, anche se cloniamo, generiamo degli organismi che sono inadeguati. Credo di dover finire qua. L'unica cosa che voglio dire è questo: a che cosa servono queste cellule? Come possono essere utilizzate? Non vi fate ingannare dai media o da qualsiasi informazione non approfondita in questa materia. Le cellule staminali difficilmente possono essere utilizzate per ricreare un organo. Quando vi dicono ma combattiamo l'Alzheimer, il Parkinson o la distrofia muscolare, quello che volete, con le cellule staminali, sono frottole. È impossibile che una singola cellula staminale reintrodotta in un organo complesso dia origine a un set di cellule così complesse come quelle di un organo così complesso come quello di come con il sistema nervoso centrale, per esempio. Ciò invece a cui possono servire le cellule è, staminali in questo caso, e il loro utilizzo a scopo terapeutico, nelle malattie dove c'è una singola cellula, un singolo tipo di cellula che mal funziona o non funziona, come nel caso in particolare del diabete di tipo 1 o nel caso, per esempio, sempre un esempio, della malattia di Parkinson, dove c'è un singolo tipo di neurone che non funziona in un singolo nucleo. Altra cosa a cui sicuramente possono servire le cellule staminali è quello di generare, crescere tessuti in vitro. E qui si ritorna alla storia delle cartilagini. L'altra cosa è che le cellule staminali rappresentano un buon modello di studio. Se noi vogliamo capire come si sviluppa la cartilagine, le cellule staminali, mesenchimali perché sono un particolare tipo di cellule staminali, ci permettono di ricapitolare, di utilizzare questo sistema in vitro nel nostro laboratorio e di capire quali sono i percorsi molecolari che ci portano dalla cellula staminale mesenchimale a un condrocita maturo. La conoscenza di questi passaggi, delle molecole, dei geni che vengono accesi e spenti in questo percorso è fondamentale per capire qual è il meccanismo molecolare che ci porta a far diventare una cellula staminale a un condrocita, ma ci fa capire e ci permetterà di capire quali sono i punti su cui noi possiamo intervenire, non in vitro, in laboratorio, ma nel tessuto, per far sì che le cellule, quando degenerano, invece magari attivino dei percorsi molecolari che permettono loro di rigenerarsi in vivo, direttamente nei tessuti, utilizzando magari farmaci specifici o molecole specifiche. Credo di dover chiudere qui. Io sono qui quanto volete. Volevo solo ringraziarvi dell'attenzione. È un giorno. Se volete ci rivediamo e ne parliamo ancora. L'unica mia ultima considerazione è che questa è una ricercatrice. La ricerca è un mestieraccio. Perché è mal pagato e con poche soddisfazioni, ma una piccola soddisfazione in una vita ripaga dell'intero sforzo fatto, questo credetemi.